Me lo porti? Dio, mi sta portando il correttore, il sogno di una vita. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già capito dal titolo, apriremo insieme il nuovissimo calendario dell'avvento di Zalando Beauty. È il primo calendario dell'avvento che apro quest'anno e lo so benissimo anch'io, è settembre, perché ci sono i calendari dell'avvento? Non lo so, non l'ho mai capito, ormai hanno preso questa abitudine, quindi noi li apriamo insieme a settembre e poi li riapriremo insieme a dicembre. Non ha assolutamente alcun senso, ma se non li ordinate adesso non li potete ordinare più. Ovviamente questo video sarà strapieno di spoiler, io non vi dirò quale casellina sto aprendo, ma vi dirò che cosa c'è all'interno del calendario, così potrete valutare se acquistarlo oppure no. Se non volete spoiler di alcun tipo, non guardate questo video, ovviamente. Il prezzo è di 129,99 euro, l'ho ordinato lunedì, è arrivato mercoledì, quindi spedizione assolutamente velocissima. L'esterno del calendario in realtà non è bellissimo, è fatto tutto così, quindi di cartone, non è proprio... esteticamente non è bellissimo, però in realtà se lo aprite avete questi colori pastello veramente molto molto belli. Ogni singola casellina all'interno del prodotto avvolto dalla carta, quindi comunque è abbastanza protetto. Che cos'è questo? Abbiamo un prodotto di Babor, Perfect Glow. Sono delle ampolle con all'interno un prodotto che va applicato sul viso, il tono della pelle è omogeneo, con una regolare applicazione i pori si ridurranno mentre la pelle avrà un aspetto più fresco e levigato, pelle dall'aspetto perfetto per tutto il giorno. Non conoscevo il brand sinceramente, quindi non so se sia un brand super costoso, economico, per valutare il prezzo del calendario, però comunque mi sembra un prodotto abbastanza interessante che si può assolutamente provare, ecco. Prossimo prodotto, abbiamo una crema mani di Ahava. Se mi seguite da tanto tempo, avete visto i calendari dell'anno scorso, mi pare di aver accennato che Fede è un grandissimo fan delle creme mani, la usa tutte le sere, io non lo so, non ho mai avuto questa abitudine, quindi è lui il consumatore di creme mani di questa casa, però sarà sicuramente molto contento di provarla. E tra l'altro questo brand è anche parecchio costoso, sempre per quel discorso del prezzo del calendario, dobbiamo capire se vale la pena oppure no. Abbiamo poi un campioncino di Estée Lauder Advanced Night Repair, questo qui è un siero molto famoso che dovrebbe aiutare tantissimo con le macchie del viso, dovrebbe aiutare a migliorare il tono della pelle, quindi insomma dovrebbe essere abbastanza utile e sfruttabile, e appunto in questo caso abbiamo un campioncino che è questo qui. Abbiamo poi un prodotto di Kiko, Green Me Collection, questo qui è un eyeliner, credo sia nero, che è appunto la collezione con il 99% di ingredienti di origine naturale. Adesso quindi primo prodotto make up che becchiamo, e poi abbiamo un altro prodotto skincare che è il Gua Sha, che in realtà non so mai perché in alcuni video che guardo coreani lo chiamano Gua Sha. Questo qui comunque è un tool veramente molto carino che vorrei assolutamente imparare ad utilizzare, adoro guardare i video di skincare coreana, quelle ragazze che vanno e si fanno fare tutti i massaggi viso, vi giuro io mi sento male solo guardarli, e spesso appunto utilizzano roller, Gua Sha, Gua Sha eccetera, e quindi vorrei assolutamente imparare a utilizzarlo. Questi servono per aiutare a drenare tanto i liquidi, a scolpire il viso, però appunto sinceramente non so, che ci sono tanti video in cui mostrano le tecniche ma non ho mai provato a seguire quei video, voglio assolutamente provare. Poi abbiamo una crema viso di Clinique che è questa qui, e questa è esattamente da 15 ml. Sì, abbiamo un ombretto di Treina Makeup, e questi qui sono degli ombretti stupendi che c'erano all'interno del calendario di Look Fantastic l'anno scorso, se non mi sbaglio, e c'era un altro colore che era bellissimo, vedete? È questo qui, adesso ne vado a prelevare un pochino, sono veramente stupendi, vado a metterne un po' qua, vedete? Super cremoso, brillantissimo, poi sono belli long lasting, che colore stupendo. Questo è nella colorazione 22G22. Wow, bellissimo! Io adoro questi ombretti, davvero. Non lo uso spesso, sinceramente, perché è nel cassetto con dentro tutti i pigmenti, che sono cose che tendenzialmente uso tanto quando faccio dei look particolari. Ma mi sbaglio a lasciarli lì, perché questi sono stupendi anche da usare tutti i giorni. Guardate come brilla. Tra tutti i prodotti che abbiamo visto finora, questo penso sia il mio preferito. Poi abbiamo una crema contorno occhi di questo brand che si chiama Up Circle, che dovrebbe aiutare tantissimo a illuminarlo. Poi abbiamo un mini rossetto di nella colorazione Mer, che è questo qui, appunto anche questo qui credo che sia una specie di versione campioncino. Mamma che carino, guardate, questo da portare in borsa comunque è comodissimo, e questa qui è la colorazione Mer. Abbiamo poi un paio di ciglia finte di Ardell, queste qui sono le 105, non ho mai provato personalmente le 105, ma sono grandissima fan delle ciglia di Ardell. Quando mi chiedete un brand di ciglia finte low cost vi consiglio sempre questo, perché le trovate
cioè sono abbastanza semplici da reperire, le trovate o su Amazon oppure io le ho viste in OVS, in alcuni punti vendita. Appunto, sono veramente ipernaturali, ci sono tanti modelli diversi, la banda è molto sottile, sono abbastanza semplici da applicare. Quindi, appunto, io uso molto spesso queste ciglia finte qui ed è la prima volta che provo le 105. Non mi sembrano male, l'unica cosa vorrei che fossero un po' più graduali dall'angolo interno all'angolo esterno, perché sono sì un pochino più corte, ma sono comunque abbastanza lunghe, quindi un pochino nell'angolo interno per sembrare un po' più naturali, però ovviamente devo provarle per vederle, per vedere effettivamente come sono. Poi abbiamo uno smalto che è di Nails Inc, di un rosso stupendo, la colorazione è Where's the Party, molta bella questa tonalità. Lo spray viso di Mario Badescu in full size, questo qui è il Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water. Oh mio Dio! Se mi seguite da un po', forse vi sarete accorti che ultimamente ho un'ossessione per i prodotti di Rituals, specialmente per i profumatori della casa. Non sto scherzando, ne ho quasi uno in ogni stanza perché sono buonissimi, la casa profuma come se fosse una spa. E abbiamo all'interno del calendario l'Energizing Foaming Shower Gel. Quindi gel da doccia. E io voglio troppo sentire il profumo, ma è in mousse? Non era in mousse ed è partito come se non ci fosse un domani. È buonissimo, è veramente incredibile. L'erogatore decisamente non è la cosa più comoda di questo mondo. Comunque il profumo è veramente molto buono, anche se mi ricorda un po' i profumi da uomo, però mi sembra buonissimo. Poi abbiamo un prodotto di Jack Black Glow Drops nella colorazione Rose Pearl. Ah, è un illuminante! Anche questo è un brand che non ho mai sentito in vita mia. Dai, non mi sembra male. È uno di quelli che danno un effetto naturalissimo. Non so, sinceramente io personalmente ho tanti prodotti simili, un pochino più intensi, quindi non credo che sia uno dei prodotti che io personalmente userei tanto. Penso che lo regalerei magari a qualche mia amica, però vabbè, ovviamente dipende dai gusti. Dà comunque oggettivamente un glow molto carino e abbastanza naturale alla pelle, quindi mi sembra decisamente molto bello. Poi abbiamo un cleansing oil di Pai, questo brand qui. Speravo fosse un olio per i capelli, invece è per struccarsi. Dico che speravo fosse un olio per i capelli perché ultimamente ho scoperto, grazie a TikTok, questa super tecnica del oiling, quindi una volta a settimana barra due volte a settimana mettersi l'olio qui sulla cute, diciamo, e massaggiarlo e lasciarlo in posa per almeno un'oretta. E voglio vedere, sto aspettando di vedere i primi risultati, dovrebbe aiutare a far crescere i capelli, a renderli un pochino più folti, renderli più sani, quindi adesso ho appena cominciato, quindi speravo fosse un olio per i capelli, ma non è un olio per i capelli. Abbiamo poi una maschera contorno occhi di Star Skin VIP, io sono grandissima fan di questo brand di maschere, mi piacciono tantissimo, ne ho provate diverse, specialmente quella che mi piace di più è quella con l'olio di camelia, è fantastica, veramente vi fa una pelle extra idratata, stupenda. Quindi appunto contorno occhi, molto carino, sicuramente lo utilizzerò molto volentieri. E nella prossima casella abbiamo un pennello di Luvia, molto carino, leggermente angolato, spero si veda abbastanza bene, molto utile, specialmente sapete cosa? O per pulire qui sotto per dare la forma, oppure per andare ad applicare nell'angolo esterno e tirare un pochino magari il colore di transizione e dargli quella forma un po' affilata, diciamo. Nella prossima casella abbiamo un prodotto di Corres, credo. Ah, ok, è un prodotto da utilizzare sul viso di notte, tipo, credo una specie di maschera. Sleeping facial, dovrebbe avere all'interno un sacco di vitamina C, aiutare a illuminare e rimpolpare tanto la pelle. Interessante, anche di questo brand sinceramente non ho mai sentito parlare. E non ho idea neanche del prezzo, comunque, appunto, è questo qui. Ah, oh, questo qui invece è un brand che conosco, che è Peter Thomas Roth. Abbiamo una Pumpkin Enzyme Mask in versione campioncino. Conosco questo brand perché ho provato le maschere viso, tranne questa qui, appunto la Pumpkin. Ho provato quella oro e quella all'aloe e quella al carbone. Mi sono piaciute tutte e tre, quindi curiosissima di provare anche questo qui, anche se questi sono peeling enzimatici, quindi se magari, cioè io cerco di spiegarlo un po' papale papale per chi magari non sa a che cosa possa servire. Sono delle maschere che sfruttano gli acidi per andare a rimuovere le cellule morte. Dopo aver utilizzato queste qui, solitamente va sempre utilizzato la protezione solare, bisogna sempre ripararsi bene dal sole. E se avete la pelle sensibile come la mia, bisogna stare un pochino attenti perché alcune sono belle strong. Però non ho mai avuto problemi io, sinceramente, sono curiosa di provarla
E appunto abbiamo questa qui e so che questo è un brand molto costoso. Abbiamo poi un mascara di Bobbi Brown che è lo Smokey Eye Mascara, che è questo qui. Adesso io non vi sto a far vedere lo scovolino semplicemente perché non vorrei, cioè se lo apro ovviamente poi devo utilizzarlo perché dopo un tot altrimenti si secca e ovviamente vorrei aspettare un attimo utilizzarlo. Comunque appunto questo qui, versione sempre campioncino. Che carina! Abbiamo un prodotto di Glove che è un brand che conosco molto bene, è la Headband Bunny Ear. Questo qui è il brand che io utilizzo per gli asciugamani per i capelli, che sono ultra soffici, servono per non spezzarvi i capelli intanto che fate assorbire l'acqua in eccesso, diciamo, quando uscite dalla doccia, lo mettete su invece di usare l'asciugamano classico, appunto, evitate di danneggiarvi i capelli e assorbono molta acqua rispetto all'asciugamano normale. Abbiamo una specie di cerchietto per fare la skincare. Oh, ma che carino, guardate! Per fare... Cioè, questo serve per fare le orecchie. Serve per fare le orecchie da coniglio. Che in realtà, se avete visto quei video su TikTok, saprete benissimo che in realtà va usato al contrario e che va legato dietro per tenere i capelli fermi. Finalmente posso provare quella cosa perché tutte quelle che ho io non avevano questa parte qui. Quindi non potevo provare questa hack e adesso posso provarla. Oh, a proposito di prodotti per i capelli, abbiamo un prodotto di Fito Relax, che è un ristrutturante istantaneo per capelli danneggiati, cheratina. Come vi dicevo, ultimamente sono ossessionata dalla salute dei capelli, quindi cercherò informazioni online e proverò assolutamente questo prodotto perché mi ispira un sacco. Oh mio Dio! Abbiamo all'interno di questo calendario una crema di Augustinus Butter, che è letteralmente uno dei brand più costosi che abbia mai visto nella mia vita, non ho mai provato nulla. All'interno abbiamo la Rich Cream versione da 15 ml. Io ho sempre avuto un'enorme curiosità di provare questo brand, ma ovviamente non l'ho mai fatto perché sono prodotti che costano letteralmente un rene. E sì, lo so che spendo lo stesso rene per i prodotti make-up, ma non per i prodotti skincare. Quindi il mio discorso non fila ed è molto ipocrita. Ma appunto non ho mai comprato niente di questo brand qui e sono molto curiosa di provare questa crema. Davvero tanto, anche se spero davvero che sia pessima, perché se mi dovesse piacere sarebbe un problema. Ragazzi, involontariamente penso di aver lasciato il meglio alla fine. All'interno del calendario c'è il Foreo. Scusatemi, Foreo Luna Mini 2. Così, cioè, solo questo costa più di 100 euro. Io al momento sto utilizzando il Luna 3, Mini 3, Luna Plus. Ho perso, veramente, io mi perdo tanto con i nomi. Comunque, sto utilizzando la versione più nuova di questi qui e mi ci trovo letteralmente troppo bene. Secondo me, sono ottimi prodotti. Veramente, non mi aspettavo di trovare un Foreo proprio. Cioè, ragazzi, questa è full size, non è neanche la versione mini, tipo quelle da viaggio che sono ancora più piccole. È fantastico, davvero. Penso che solo questo prodotto, più per dirvi questo di Rituals, costino più del calendario in sé. Quindi devo dire che secondo me, come rapporto qualità-prezzo, ci siamo alla grande. Cioè, se pensate di spendere questa cifra e recuperare soldi, secondo me con questo calendario ci siamo riusciti benissimo. Ovviamente poi dipende molto dai gusti personali. Secondo me ci sono tante chicche che per me sono molto interessanti. Quindi il prodotto di Rituals, quello di Augustinus, spero di pronunciarlo bene, il Foreo, il prodotto per i capelli, l'ombretto di Treina, la maschera contorno occhi, quindi comunque tanti dei prodotti che ho trovato, secondo me, non solo sono carini, interessanti, ma sono proprio prodotti che io userei tantissimo, che probabilmente finirei. Quindi io personalmente sono rimasta contenta dell'acquisto che ho fatto. Ovviamente però lascio a voi i giudizi, nel senso che dipende molto da cosa cercate voi in un calendario dell'avvento. Ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate, se pensate di comprarlo oppure no. E niente, vi ringrazio tantissimo per la compagnia, spero di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!